All'alba di lunedì 16 settembre, sul Monte Bianco fa bello. Giusto Gervasutti, in cordata con Giuseppe Gagliardone, ne approfitta per tentare la prima ascensione del marcato pilastro del Mont Blanc du Tacu, a sinistra di quello meno sostenuto, già scalato dal suo amico Gabriele Buccalatte nel 1936. Intorno alle 3 del pomeriggio, i due alpinisti sono già a metà parete. Ma intanto il tempo si è guastato e la parte alta appare in cattive condizioni. Meglio ripiegare. Subito però la corda doppia si incastra. Molte volte mi sono chiesto come sia nata la mia passione per le grandi montagne. Ma è un po' come se cercassi di ricordarmi quando ho imparato a nuotare. Mi sembra di esserne sempre stato capace. Quando un individuo inizia una qualunque attività, esiste quasi sempre un fatto determinato, casuale o voluto, che ve lo spinge. Nel mio caso particolare, invece, non sono mai riuscito a localizzare l'inizio di questa passione, che dovrà avere un'importanza non lieve su tutta la mia vita. Ritorna veramente importante quello che è stato lo scritto di Gervasutti, quello che è stato il suo ideale, la sua etica per la montagna, per cui lui, pur facendo delle vie nuove, difficilissime, cercando l'esplorazione, lo faceva non per un fatto materiale, ancora meno per un fatto sportivo, ma proprio per la ricerca di una dimensione superiore. Quel giorno, sull'aereo terrazzino che ne forma la vetta, mentre nel silenzio intorno le crode fiammeggiavano nel sole, io compresi che l'alpinismo stava per diventare per me una seconda forma di vita, più alta di quella solita che siamo costretti a vivere quotidianamente. E il desiderio di altre mete, in terre lontane, ancora sconosciute e vergini, si acuì nell'animo come una sofferenza e non mi lasciò più. Lui a Torino arriva qua a portare dei livelli di difficoltà in parete che non erano pensabili prima. Gervasutti è il maestro dell'arrampicata su roccia, consapevole però del difficile ambiente dell'alta montagna occidentale. Si sapeva chi era Gervasutti. Era fortissimo. Non forte. Fortissimo. Alle 8 mi accingo ad affrontare nuovamente il vetrato, perché se volessi attendere che si sciolga, bisognerebbe aspettare fino alle 10. Ma alla luce del giorno trovo presto una soluzione. Salgo di qualche metro sulla sinistra e pianto un chiodo in alto. Poi attraverso alla corda fino a raggiungere una fessura oltre la zona ghiacciata, dove riprendo ad arrampicare. A 18 anni mi ha detto: adesso io dovrei chiederti di sposarti. Dice: però io non lo farò mai perché io morirò in montagna. Io non posso sposarti perché io morirò in montagna. Quando l'uomo, al di fuori della vita quotidiana, cerca in un modo qualunque di crearsi una forma di vita più alta, due sono in genere le vie che può seguire: o quella puramente immaginativa, o quella che si trasforma in realtà attraverso l'azione. A me sembra che la parte contemplativa dell'alpinismo abbia soltanto il valore di un'interpretazione, mentre la creazione è riservata soltanto all'azione. Ma in ogni modo, al di sopra di queste accademiche disquisizioni sta il fatto che il lottare per ore e ore sospesi sugli abissi, con la vita attaccata ad un filo per forzare un passaggio di fredda pietra o intagliare nel ghiaccio una via verso il cielo, è un lavoro degno di veri uomini. Che quelle rocce innalzantisi in forma di mirabile architettura,
quei canaloni ghiacciati salenti incontro al cielo, quel cielo ora azzurro profondo, dove l'animo sembra dissolversi e fondersi con l'infinito, ora solcato da nuvole tempestose che pesano sullo spirito come una cappa di piombo, sempre lo stesso ma mutevolmente vario, suscitano in noi delle sensazioni che non si dimenticano più. E al giovane compagno che inizia i primi duri cimenti, ricorderò ancora il motto dell'amico caduto su una grande montagna: osa, osa sempre, e sarai simile ad un Dio.